Siamo al Museo della C Perugia con Mirko Pieri, che oggi è tornato a Perugia per un amichevole contro la squadra Primavera. Mirko, che impressione ti ha fatto rientrare dentro lo stadio Curi? Beh, sicuramente ha fatto una bella impressione, anche perché Perugia, diciamo, mi è rimasta nel cuore, perché è stata la mia città dove ho esordito in Serie A, dove abbiamo fatto quel bel campionato del 2000-2001. Di conseguenza ho organizzato questa amichevole grazie a Stefano Ricci, che ci ha dato la possibilità di confrontarci con una Primavera professionistica. Noi siamo una squadra di grossiere terza categoria, però fanno sempre piacere queste amichevole organizzate, dare la possibilità dei ragazzi di stare e vedere un ambiente professionistico. Poi, per quanto mi riguarda, lo sapete, sono stato un anno qua benissimo e di conseguenza mi ha fatto un piacere immenso. Arrivasti dal Grosseto, che Gaucci ti trovò e ti comperò proprio per pochissimo. Dopodiché, dopo un anno fenomenale con Serse Cosmi, hai lasciato Perugia per altri lidi molto più importanti. Sì, io sono stato fortunato, perché ho avuto la fortuna di arrivare a Perugia quando il Grosseto cambiò società. Di conseguenza qualche giocatore come me lo mandarono via. Sono stato fortunato, mi hanno dato la prova di restare, di fare col Perugia. Poi in quel periodo Gaucci aveva tre squadre, fu Serse Cosmi a dire: no, ragazzo, mi piace, deve restare con me. E da lì ho fatto la carriera che poi ho fatto, ma la possibilità, infatti devo ringraziare quell'anno sia il presidente che l'allenatore, che mi hanno dato fiducia. Hai un ricordo particolare di quando sei stato qui? Ma sicuramente la partita dell'esordio contro Lecce, che è finita 1-1. Mai giocato in un campionato professionistico, e quella settimana mi ricordo non pensavo nemmeno di giocare, invece poi Cosmi mi ha buttato in campo. Io, è il giorno che penso mi ricorderò per sempre. Grazie.